Ciao, mi chiamo Marco e di lavoro scrivo storie, che è una cosa molto molto bella. Per scrivere storie bisogna leggerle, bisogna abbeverarsi alla conoscenza, alla sapienza altrui. Credo che chiunque si diverta, per lavoro, semplicemente per piacere, per passione di scrivere storie, nello scrivere storie debba leggere chi è arrivato prima, magari realizzando dei capolavori. Ho selezionato dei libri sul tema dell'ecologia, su richiesta del circolo dei lettori. Sono dei libri moderni, ma che potrebbero essere considerati già dei classici, quelli che vi proporrò in questo breve appuntamento. Uno è un libro uscito una decina di anni fa di Anna Matarese e Claudia Polizzi. Si chiama Un semino come me. Ed è pubblicato dall'editore Beccogiallo, lo stesso che ha pubblicato L'ecologia spiegata ai bambini che vi ho mostrato nel video precedente. È uscito prima. Quando ho visto questo libro nella sede dell'editore me ne sono subito innamorato e ho detto: caspita, voglio fare anche io un libro per bambini, perché quello che si può fare con un libro per bambini a livello di fantasia, di spiegazioni, di racconto, è unico. E inoltre, sono straconvinto che certi messaggi arrivino meglio e più facilmente ai bambini, soprattutto in maniera più utile. Credo che noi grandi, io poi non sono cresciuto molto, ma noi grandi abbiamo già delle sovrastrutture mentali, mentre i più piccoli possono essere liberi da quelle sovrastrutture e imparare a conoscere qualcosa. Questa è la storia di un semino, di un seme di pomodoro che viene seminato e cresce. Ci racconta questa storia di come il seme cresce, di chi incontra sul suo cammino, no? Formiche, lumache, è un po' la sua vita, è la storia della vita di questo semino e di quello che succede quando poi crescendo e fiorendo dona la sua bellezza agli uomini. La cosa bella di questo libro, forse una delle cose più belle, oltre a raccontarci che tutto quello che noi mettiamo sulle nostre tavole come frutta, come verdura, sono delle creature viventi, è che questo libro ha una sua parte pratica. Ci sono in allegato dei semi. Ci sono dei semi di pomodoro, così chiunque, dopo aver letto il libro, può mettersi alla prova, anche magari nel balcone di casa, non necessariamente in campagna. Può mettersi alla prova a far crescere i semini e poi, una volta che i pomodori sono spuntati, cimentarsi in qualche ricetta. È un libro molto bello e interessante perché per parlare di ecologia è importante conoscere che cosa abbiamo e che cosa perdiamo quando non rispettiamo l'ambiente, quando lasciamo che il mondo vada in rovina. È anche un semplice pomodoro. È il racconto della vita del pomodoro, di come questo seme, grazie alle cure dell'uomo e di madre natura, possa fiorire e dare addirittura dei frutti. Anche questo racconto può essere importante per ricordarci che cosa rischiamo di perdere, da cosa ci stiamo allontanando quando ci allontaniamo dalla terra. A proposito di questo, gli altri miei due consigli sono due libri, due libroni, come vedete, di due autori polacchi che ho avuto il piacere di conoscere. Devo leggere il cognome perché, essendo polacchi, ci sono un sacco di consonanti e sicuramente non li leggerò correttamente. Aleksandra Misiniska e Daniel Misiński. Aleksandra e Daniel sono due artisti straordinari e insegnano anche e hanno realizzato questo libro che, devo dire, è molto famoso. È un libro di mappe del mondo che ovviamente per ogni paese e continente del mondo ci racconta le tradizioni, le usanze, ma ci racconta anche le specifiche della natura di quel paese. Guardate qui, ad esempio, a fianco al Cile, quanto mare, quante creature. E per chi è appassionato di geografia,
Io quando ero bambino ero appassionatissimo di storia e geografia. Questo volume è una splendida enciclopedia illustrata. Questa è l'Antartide. Visto che si parla di ambiente, conoscere che cosa c'è in Antartide, che cosa si perde, si rischia di perdere, è importante. Gli stessi autori hanno fatto un libro che forse è ancora più fine a quello di cui vogliamo parlare. È un libro, un flip book si chiama, un libro che si può ruotare ed è apparentemente diverso quando si ruota. Sott'acqua, sottoterra. È un libro che si sfoglia anche in maniera particolare perché si sfoglia all'insù. E anche questo libro ci aiuta a conoscere che cosa ci ha regalato Madre Natura, che cosa dobbiamo imparare a rispettare con un sacco di informazioni su il mondo marino e anche chiaramente il mondo sotterraneo e anche del rapporto tra l'uomo e il mondo marino e il mondo sotterraneo. Vedete qua i palombari. Andiamo sul piano, diciamo, terrestre. Questo arriva fino al nucleo della Terra. No? Si va dai lombrichi agli animali, anche mammiferi, che vivono a contatto più stretto con la terra. Qua c'è una talpa come quella dell'ecologia spiegata ai bambini. E chiaramente si parla anche del rapporto tra l'uomo e la terra, di come, ad esempio, la terra venga sfruttata nel bene e nel male. Persino la metropolitana, cioè. Addirittura i dinosauri per poter parlare dei fossili. Le miniere e così via. I vulcani, anche questa è geografia, no? E anche questo libro può servire per conoscere meglio il nostro mondo, perché credo che conoscendo quello che abbiamo possiamo imparare a capirne l'importanza. Spero che questi siano dei consigli per chi non conoscesse questi libri, dei consigli utili per i genitori, per gli insegnanti e soprattutto per i piccoli lettori.